Buonasera a tutti ragazzi, si è conclusa 10 minuti la partita tra Napoli e Inter con il risultato 1-1. Inter si porta in vantaggio con gol di Eriksen e poi pareggio di Mertens se non sbaglio e proietta la finale Napoli verso Napoli o Napoli-Juventus, la finale Napoli arriva in finale. Comunque c'è da dire che l'Inter ha giocato bene, non meritava assolutamente di essere eliminata. E Ospina prima ha fatto la papera sul gol di Eriksen e poi ha fatto il salvatore della patria con delle belle parate, con il passaggio che ha portato il pari del Napoli e non so, poi si è salvato diverse volte il Napoli con Ospina sempre. Una grande occasione per Eriksen, paradona di Ospina. Ora dovremo affrontare un Napoli mercoledì, vediamo cosa succederà. Ma sinceramente io no, per cosa, non voglio dire cosa di non piacevole. Io volevo beccare l'Inter in finale. In finale volevo prendere l'Inter. C'era molto più attesa a vedere bellissimo il derby d'Italia, finale di Coppa Italia, derby d'Italia magari. È da molti anni che non c'è più una finale con i nerazzurri. Ora ho paura del Napoli. Minchia, ho paura che per Napoli, che il Napoli in queste partite si è visto tante volte. Ci può mettere in difficoltà, come la finale 2012, mi sembra, dove l'abbiamo persa la finale. E stavamo perdendo anche la Supercoppa Italiana, la finale di Supercoppa Italiana. Cioè il Napoli quando gioca le finali, li gioca per vincere al 100%. Napoli, vediamo. Però se il Napoli di oggi non credo che sarà tanto difficile batterlo, sai, se il Napoli di oggi è che, diciamo, il Napoli ha pareggiato, però ha dormito la difesa dell'Inter. Si è divorato tanti gol con Ospina che è stato il salvatore della patria. Cioè non gli può andare sempre bene Ospina. Vediamo mercoledì, vogliamo vincere il primo trofeo dell'anno. Sarò vince il primo trofeo italiano. E qua ho paura io per Saro. Poi non so perché, non so, Sarri ama troppo Napoli, no? Non voglio dire cazzate, eh. Essendo che ama molto molto Napoli, non vorrei che questo non si impegni al 100%, non fa impegnare in 100% i ragazzi, ma sono cazzate che dico io, eh. Ma penso queste cose da quando Sarri, quando abbiamo perso il campionato con il Napoli e Sarri in conferenza, invece di parlare con il giocatore della Juve, si è complimentato con i giocatori del Napoli. Per questo ho molta paura. Non so io, qualcosa, infatti c'è stato il pareggio del Napoli qua. Insigne Mertens. Guardate, Ospina che passa la palla a Insigne che corre, dribbla, passa a Mertens il pari dell'Inter. Qua il Gennaro Gattuso ora ci sta parlando. Dai, questa ottava finale va dedicata a sua sorella, dai, come dispiace. Ma grandissimo, ma anche se era più bello che avevo fatto il Napoli, io il Sinter. Non so. Voi cosa ne pensate di questa partita Napoli-Inter, Napoli-Juve? Secondo voi veramente Sarri si farà impegnare? Non lo so, ho paura di Sarri, ho paura di Sarri. Sarri non mi piace come allenatore. Sei troppo tifoso del Napoli, Sarri. Troppo tifoso del Napoli, Sarri. Può essere che si fa prendere dalla cosa, non lo so, si fa coinvolgere, non so, sbagli i cambi, sbagli formazione, non vorrei proprio. Dobbiamo vincere questo primo trofeo contro la nostra rivale in Napoli, la dobbiamo vincere.
E dai, portiamoci a casa questo trofeo che sarebbe il 14esimo per la Juventus, non sbaglio, il 14esimo, sì, 14esimo per la Juve. E poi dopo settimana ci dedicheremo anche al campionato. Cioè, dobbiamo vincere, a me vinciamo il primo trofeo, vinciamo il secondo trofeo. Speriamo. Allora, poi il campione ripartire, minchia, delle partite strabiche. Ripartirà come? Aspettate un minuto. Quando la trovo? Ci sarà un Bologna-Juve. No, Bologna-Juve lunedì. Lunedì 22 alle 10 meno un quarto. Poi la Lazio con Chiolo gioca. La Lazio. Due volte l'Inter gioca. Madonna mia, non vedo più. Ah, i recuperi ci saranno, i recuperi della scorsa giornata, Torino Parma, Verona Cagliari, Sassuolo Sampdoria, poi c'erano le partite normali, Bologna, Juventus, l'Inter in casa mercoledì giocherà alle 7:30 contro il Sassuolo, la Lazio, minchia, bellissima partita, alle 10 meno un quarto, Atalanta-Lazio. Atalanta è fortissima, perciò potremmo fare tutto, potremmo allungare anche classifica, potremmo anche classifica. Atalanta è forte, Atalanta-Lazio. Siamo grosso, a un solo punto dalla Lazio, eh? E per adesso a 9 punti dall'Inter. Però l'Inter deve prendersi il recupero, la tre di recupero con la Sampdoria, perciò dovrebbe essere a meno 6. Sto facendo i conti, ma conti senza l'osta. La Sampdoria è lì, vabbè, basta che vinciamo noi, non pensiamo alle squadre, alle partite degli altri, dobbiamo vincere noi, tanto vinciamo noi. Grande ero Gennaro Gattuso, grandissimo, grande uomo Gennaro Gattuso, lo stimo, mi piace come persona, mi piaceva come calciatore, veramente non lo so, questa persona mi dà un senso di forza e di calma anteriore, non lo so, è da rivale, però non lo reputo un rivale, lo reputo una grande persona, è rivale sportivo però. Veramente Gattuso sempre, mi è stato sempre simpatico, sempre. È un signore, Gattuso è un signore, dai. Onestamente, se non c'era la partita contro la Juventus, volevo veramente che Gattuso azzava la prima coppa lui, da lui, però come gioco contro la Juventus, mi dispiace. Come Gattuso veramente... Un uomo veramente grande, un'ottima persona, e si vede dalla faccia che è molto molto triste, però... è vero, noi abbiamo giocato contro il Milan, contro la Juventus quando Gattuso era al Milan, vero? Già come risponde Gattuso mi piace, non è che quell'allenatore... Roma che rompe le scatole, è sempre quel sorriso e fa rispondere in campo, mi piace quando risponde Gattuso. È difficile Roma Gattuso. Spero ora che si riapre tutto, però dai, già abbiamo visto due partite, meno male. Comunque, voi cosa ne pensate della finale? Che cos'è? Ho messo un italiano in America per tuo soldi. Non c'è un cavolo con le partite. Tetti di fuori, beh. Un italiano a Roma, su Rai 3, Roberto Sorti. Oggi ovviamente ho visto la partita da simpatizzavo per l'Inter oggi. Come del tempo volevo che arrivava l'Inter in finale.
Comunque, se il video mi potete fare questa grazia, ma che vi costa iscrivervi al mio canale? Non vi costa un cavolo, eh? Fatelo per me, forza io, ciao.